Buonasera a tutti. Il sabato sera sono abituata da tanti anni a far sentire la mia voce a centinaia, a volte anche a migliaia di persone, perché sì, io faccio la vocalist. Questo video si rende per me necessario per svariati motivi. Il primo è per esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i medici, gli infermieri e gli OS che in queste ore, in questi giorni, stanno affrontando con tanto amore, dedizione, energia, tanto lavoro, questa epidemia di coronavirus che si sta diffondendo nel nostro paese. E a voi va il mio più profondo ringraziamento da cittadina italiana. Grazie. Un altro dei motivi per cui ho deciso di far sentire anche questo sabato sera la mia voce a tutti, gli amici che mi stanno seguendo sui canali social o anche le persone che vedranno questo video è anche per rivolgermi a tutti i miei colleghi del comparto della nightlife. Ragazzi, vi capisco, sono nella vostra stessa barca, sono a casa anche io per il secondo weekend consecutivo, dovuto ai provvedimenti che sono stati varati circa la chiusura dei locali notturni, del weekend scorso e di questa settimana e anche di questo fine settimana. Vi sono vicina, vi capisco. Però noi purtroppo abbiamo commesso negli anni passati l'errore di non essere riusciti a farci rappresentare nelle sedi opportune, nella maniera corretta. Non siamo riusciti a far sentire molto spesso la nostra voce. Infatti, i locali notturni, purtroppo, dal legislatore, non solo, vengono un po' presi come Sodoma e Gomorra, come se fossero il regno della perdizione. Noi che ci lavoriamo sappiamo che non è così. Non è così per tanti motivi, non solo perché noi diamo lavoro a tante persone. Creiamo lavoro anche con un indotto notevole, ma soprattutto perché tanti studenti lavorano nel mondo della notte. E sì, perché la degli extra in discoteca sono una delle prime cose che fanno gli studenti fuori sede per potersi pagare un affitto, per potersi pagare gli studi. Quindi in questo momento noi stiamo lasciando a casa i medici, i professori, gli avvocati, i commercialisti di domani. Non solo, perché purtroppo non essendo particolarmente rappresentati, noi colleghi non siamo quasi mai riusciti a far sentire la nostra voce. Quindi il mio appello va a tutti i miei colleghi DJ, vocalist, bartender, security, le persone che puliscono il locale, quindi le imprese di pulizie, le cassiere, i cassieri, i ballerini, l'animazione, tutti i performer che costellano il meraviglioso mondo della notte di cui ho l'onore e il piacere di fare parte, facciamo sentire la nostra voce. Tanti di noi hanno dei social che sono molto molto seguiti. Facciamo sentire la nostra voce perché non esistono solo gli albergatori, i ristoratori, i baristi oppure le attività del turismo. Ci siamo anche noi e siamo soprattutto quelli che in questo momento purtroppo vengono più colpiti perché noi non possiamo aprire e tirare su la serranda. Tirare su la serranda per una discoteca significa non far andare in giro dei ragazzini, ma farli entrare in un locale che nella stragrande maggioranza rispetta ogni regolamento e ogni normativa. Quindi lasciarli in un posto sicuro e sapere esattamente dove sono, con tutte le regole che vengono costantemente rispettate. Significa lasciare a casa appunto tutte le maestranze, ristoranti che campano anche con l'apertura di locali, alberghi, che vengono ovviamente coinvolti dall'apertura dei locali. Basti pensare che tantissime regioni italiane, sono diventate famose per la, calda nightlife, che propongono. Quindi io mi rivolgo a tutti gli addetti ai lavori, facciamo sentire la nostra voce. E last but not least, ultimo, ma non meno importante, mi rivolgo al legislatore, quindi al governo italiano e a tutte le regioni coinvolte da queste misure. Non dimenticatevi di noi, perché purtroppo abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali, provvedimenti a sostegno, perché la maggior parte di noi hanno un contratto a chiamata, la maggior parte di noi lavora per delle cooperative ovviamente a chiamata e tanti di noi sono liberi professionisti come la sottoscritta. E se non possiamo lavorare, noi purtroppo non abbiamo modo di incassare e quindi non possiamo rivolgerci di base a tanti ammortizzatori sociali che viceversa altre categorie
Per fortuna possono ovviamente beneficiare. Quindi il mio appello è dal profondo del cuore: non dimenticatevi di noi. Non entrerò nel merito della correttezza o meno di questi provvedimenti, non entrerò nel merito dell'efficacia o meno di questi provvedimenti, ne prendo solo atto, però vi chiedo: non dimenticatevi di noi. Quindi grazie per avermi seguita, perché il divertimento è una cosa importante. Grazie.